Hai barato, BD? Va bene, te la sei meritata. Forse. Incredibile. Tutto bene, BD? Ben fatto, chiunque tu sia. Hai superato la prova che avevo lasciato e hai ottenuto l'accesso alla cripta e a questa registrazione, una delle tante criptate immagazzinate nel droide. Io sono il maestro Ino Cordova. E anche se non conosco il tuo nome, conosco il tuo scopo. Il destino dell'Ordine Jedi è riposto nelle tue mani. Questo posto, questa cripta è un tempio sacro, realizzato dalla civiltà ormai scomparsa degli Zeffo. Meditando qui ho avuto una premonizione attraverso la forza, una visione di sventura. Ho nascosto all'interno di questa cripta un holocron Jedi che contiene una lista dei nomi e delle posizioni dei giovani sensibili alla forza in tutta la galassia. Andando avanti troverai la camera interna della cripta, ma c'è anche un'altra prova. Posso affidare l'holocron solo a qualcuno che abbia seguito il mio cammino e che lo comprenda. Vai alla ricerca delle tombe nascoste dei tre saggi e impara a percepire i misteri della forza come facevano gli Zeffo. Il droide ti fornirà tutto ciò di cui hai bisogno per superare questa prova. Va sul pianeta natale degli Zeffo. Lì potrai trovare pace nell'occhio del ciclone. Buona fortuna, Jedi. E che la forza sia con te. Così sei tu il mio compagno di viaggio. Sì. Sai, sono solo da un po' ormai. E il mio unico scopo è quello di nascondermi. Questa non è vita. Non per un Jedi. Né per un droide. Forse aveva ragione Sir. Non dobbiamo più nasconderci. Ehi, ti andrebbe di conoscere qualcuno dei miei amici? Ho trovato quello che volevi che vedessi. Ce l'hai fatta. Aspetteremo. Hai trovato?
Amico mio, pare che gli Zeffo provassero interesse per Datomir. È strano che una cultura così pacifica provasse una tale attrazione per un posto tanto oscuro. Impiegheremo di meno per il ritorno. Hai superato la prova. Quindi sapevi di BD1? Vieni a bordo, ne parliamo dentro. Oh, BD1, lui è Grease. Ehi, Grease, cos'è quello? Giù dal mio divano! Giù dal mio divano! Vai, scendi giù, scendi giù! Questo è BD1. Sta con noi. Non mi importa chi è con chi. Avete idea di quanto sia difficile rimuovere l'olio dal tessuto in pelle Botolli? In realtà, no. Spero tu abbia trovato qualcosa di meglio di questo droide. Su, rilassati, Grease. Ce l'ha fatta. Dici tutto, Cal. La cripta è stata costruita dall'antica civiltà degli Zeffo. Il maestro Jedi Ino Cordova ha nascosto una cosa all'interno. Di cosa si tratta? Di un holocron degli archivi. La lista dei giovani sensibili alla forza. La prossima generazione dei Jedi. Lo sapevo! Ah, Cordova, vecchio pazzo! Lo conoscevi? Certo! Tanto tempo fa sono stata la sua apprendista. Cordova era un solitario. Io e questo piccolo droide siamo forse gli unici a sapere di Bogano. No, scusa, aspetta un attimo. Un olo che? Un holocron. Immagazzina informazioni accessibili solo ai Jedi. Aspetta, deve essercene uno qui. Usa la forza. Qui è il maestro Obi-Wan Kenobi. Mi addolora riferire che sia l'Ordine dei Jedi che la Repubblica sono caduti. Con la lista dei sensibili alla forza, possiamo ricostruire l'Ordine Jedi e sconfiggere l'Impero. Allora, che problema c'è? Prendiamolo! L'Holocron è nascosto dentro la cripta e per trovarlo dobbiamo seguire il cammino di Cordova. Ha detto qualcosa sul pianeta Datomir e su quello natale degli Zeffo. Bene, adesso che si fa? C'è tempo di preparare qualcosa da mangiare? Senti, prima di tutto, ho una domanda da farti. Come mai non sei più un Jedi? Ho avuto un'esperienza che ha cambiato le mie prospettive. E di conseguenza mi sono tagliata fuori dalla forza. Però vuoi ricostruire l'ordine? Credo che ricostruire l'ordine sia la migliore possibilità che abbiamo contro l'impero. Tu che ne pensi? Non possiamo continuare a nasconderci dall'impero. Non abbiamo altra scelta. Cal, finché sei in vita, avrai sempre un'altra scelta. Sei con noi? Sì, certo. Datomi lo Zeffo. A te la scelta.
La nostra prossima meta? Segui l'istinto. Cosa dice quell'affare? Non so quale sia l'utilità dei droidi. Chiediglielo. Lui riesce a capirti. Davvero? Senti, non volevo offenderti. Non sopporto i droidi. Ma che dici? Sembri un imperiale. Sottomettono anche i droidi senza pietà. Quindi lui è uno dei nostri. Mi dispiace. Cambio idea. Sei a posto, amico. Vieni qui, ragazzo. Stiamo per atterrare. C'è una tempesta niente male. Non è il momento migliore per atterrare. Già, c'è qualcosa di strano. Quei venti disturbano le comunicazioni. Cordova ha accennato a una pace nell'occhio del ciclone. E lì al centro vedo un insediamento. Bene, andiamo lì. Ricevuto. Morirai per un paio di scossoni, ragazzo. Se il vento non peggiora. Puoi dire a quell'ammasso di bulloni che non ho chiesto il suo parere? Stai tranquillo, è tutto sotto controllo. Sicuro, è solo una manovra un po' complicata. Ci siamo, reggetevi! Atterraggio perfetto. Grisi non sbaglia un colpo. Ma le comunicazioni sono ancora molto disturbate. Mi servirà tempo per ripristinarle. Intanto cercherò qualche traccia di Cordova. Bene. Ti contatto appena finisco qui. Cal, qua giù. Bel lavoro, Subogano. Più informazioni otteniamo su Cordova e gli Zeffo, prima potremo fermare l'impero. Ho sentito delle antiche civiltà, ma non so molto. So soltanto che Cordova era ossessionato dagli Zeffo. I loro insegnamenti gli erano preziosi. Un attimo. Possiamo andare. Credo sia sigillata. Attento, Billy. Non sono amichevoli. Ehi, BD1. Yeah.
Una cassa di Steam. Dovrebbe essere qui. Ehi, puoi portarne altri? Grazie, BD. Cal, mi senti? L'impero. Hanno trovato Zeffo. Se stessero seguendo la Mantis, adesso ce li avremmo già addosso. Che stiano cercando le tombe. Speriamo di no. Ho sistemato le nostre comunicazioni. Farò lo stesso per introdurmi nelle loro. Vieni qui, BD1. Ancora nessun risultato. Mi chiedo che ne sarà di noi. Trovato! Oh no! Oh no 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 no! Non stategli troppo vicino. A segno. Non restare indietro, BD1. Dove ci stai portando? L'impero ha cacciato gli abitanti dalle loro case. Profughi spaventati, spediti nei campi o peggio.
Vieni qui, BD1. BD1, sono qui. Non restare indietro, BD1. Ehi, BD1. Ehi, BD1. Abbiamo un insotto. Ricevuto. In fretta, finiamola. Mi sto addosso. Vieni fuori, Jedi.
una qui! Allora, cos'hai scovato? Eccoti, intruso! Andiamo, BD1. Ehi! Qualcosa di utile? Chiusa.